quindi ancora più un pochino coreografico. Riempito di ricotta, qui è stato aggiunto che cosa? Un po' di miele castagno, sale, pepe, olio e del timo. Bravo Mattia. La videata dei tuoi ingredienti. Allora, abbiamo per utilizzare cosa dobbiamo utilizzare per fare questo piatto? Maiale, limone, salvia, timo, ricotta, farina, miele, farina di castagna e latte. All'osteria di Passegnano per quanti giorni mancherai? Mancherò, la luna di miele, insomma. A gennaio, quando siamo chiusi per ferie. Non mollo mai la posizione. Non mollo, meno male. Allora, sotto il tuo sguardo vigile, vediamo che cosa sta concludendo. Allora, abbiamo portato a cottura la cotoletta di rospo, già praticamente si sente con la punta, diciamo, delle pinze, è diventata morbida, sì, che è cotta anche dentro. Se no diventa troppo dura. Aggiungiamo il latte di cocco. Direttamente dalla scatoletta. Perché il cocco è indicato molto di più di qualsiasi altro liquido? No, diciamo che fa parte della ricetta classica, no? E poi un po' ammorbidisce anche il gusto del curry, gli dà un pochino più di grassezza, un pochino più di morbidezza. Poi è molto meno grasso della panna, quindi ricordiamoci, il latte di cocco che si trova dovunque, invece molti mettono la panna, è un grande errore. Bene, il riso è andato ormai a fine cottura. Guarda, fallo vedere lì sopra, poi scoperchiare, guardate, questo è il modo giusto di cucinare il riso basmati, non deve rimanere. Togliamo e via. E questo poi, invece? Da quest'altra parte invece abbiamo messo un fondino appena di burro, anche qua, spinaci crudi, li mettiamo direttamente, copriamo e aspettiamo che vadano a cottura, che si appassiscano e poi dopo li usiamo. Allora, mentre aspettiamo quest'ultimo minuto, lo dedichiamo ensemble a Leonardo, vieni qua. Eccolo. Così ricompongo di la nuovo coppia, esatto. Voi due che cosa combinate? Il rosso e nero, perché quando non ci vedono ci chiamiamo così di solito. Ecco, il rosso e il nero, perché? Esattamente, perché normalmente ci occupiamo di vino e quindi c'è chi piace il vino rosso e chi piace il vino nero, ecco, quindi diciamo questa è un po' la scusa. Allora, noi sabato sera saremo sul palco a fare questa techno music gastronomica, quindi lui farà il... In parole povere, faremo ballare le persone. Quindi le persone balleranno, solamente che normalmente quando uno va in discoteca cosa succede? C'è sempre questi giovanottoni tatuati che cominciano vocalist, a parlare. Grazie. Tu sei un po' meno... Sì, scusami. Vocalist. Sono i vocalist e noi parleremo proprio di cucina, di vino, lui di vino e io di cucina. In che modo? Con una musica di sottofondo, quindi, e poi le persone potranno assaggiare il vino, quindi sarà insomma, una cosa sarà moderna, esattamente, serata. Vorrà essere una cosa giocosa. Dice, multisensoriale, per dirla, fare usare paroloni, ma comunque solleticare un po' tutti i sensi, no? Bene. Mentre ti muovi, annusi, bevi, mangi, ascolti. Insomma, il posto è bellissimo, la compagnia mi sa che è altamente qualificata sotto ogni punto di vista, non ci resta che ricordare questo appuntamento e guardare invece Arturo che fa tutto da solo e presenta e compone il suo piatto a base di rana pescatrice, riso basmati. Gli spinaci devono essere proprio per un secondo appena, soltanto. Appena croccantini devono essere. Buoni, quelli buoni. Sotto che sono già praticamente. Allora Arturo, fatte. Per trovarti, dove ti si può contattare se uno volesse averti a casa? Sì, io ho un sito cucinare. Web che è www.arturodori.com e niente, tramite il sito posso essere contattato. Benissimo, adesso mi dici subito la videata degli ingredienti necessari per realizzare il tuo piatto? Sì, la coda di rospo, quella che avete visto prima che è preparata, una cipolla rossa preferibilmente, il latte di cocco, il coriandolo, il curry in polvere, quello di cui abbiamo parlato prima, sale e pepe e riso basmati. Bene, bene, bene. A questo punto io vorrei dedicare un secondino allo sposino. Vieni qua, eh? Senti, perché ci hai dato? Ecco. Insomma, raccontaci almeno il menù, non lo puoi dire neanche una piccola cosa. Ma te pensa, tu mi dimmi, così loro... È il mio life motive, ma chi cucina? Ma chi cucina? Cucina la ditta di catering che si è presa sto pensiero, poraccio. Voglio ma te pensa che hai altro che pensare quel giorno anche al cibo, certo, scusami. Sì, eh? Sì, 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 assolutamente sì, anche se... Dici qualcosa, il primo qual è? Il primo, no, allora, rapidamente... Cioè non si mangia. Metà degli invitati sono, tra l'altro, il Pinciaroli, che saluta è lui Stefano, che cucina. No, lui deve venire a mangiare. Cioè, tutti i cuochi. Quel giorno si molla le pentole e si fa, invece che un menù, facciamo un buffet, però cucinato vivo.
Per cui tutti un buffet, buffet cucinato vivo, in che senso? Ci sono gli chef che cucinano al momento. Ah, dal vivo, vedete? È già emozionato, per fare una cosa semplice. Immagino, faccio un menù per tutti, non ci penso nemmeno. Bene, bene, bene. A questo punto, che dirvi? Buon fine settimana, abbiamo un sacco di eventi da onorare in questo weekend. Ringraziamo subito la nostra Eleonora con le sue ricette preziosissime, Arturo Dori, Andrea Gori, ristorante Burdi, non l'abbiamo nominato, il nostro Leonardo Romanelli, un bacione alla sua mamma, Nara Fulvio? Flavio. Lo sapete? E Mattia, a cui facciamo veramente tutti gli auguri. Io devo salutare la mamma e Romanelli. E la mamma, sì!